Infatti è uscito proprio nel mese Come di la storia con gennaio, ha Dire già Sogni? venduto tantissime copie, è presente nelle varie librerie a livello nazionale del nostro quindi bel paese. Una raccolta a quattro mani, si intitola Stagioni poetiche. Ne parliamo con uno degli scrittori, che è Gabriele Fabiani. Buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Grazie a te Gabriele. Allora, dicevamo che una raccolta a quattro mani, Stagioni poetiche, sta riscuotendo tanto successo, sebbene sia veramente uscito da pochissimo, solo nel mese di gennaio. Come dicevi tu, è uscito a gennaio di quest'anno, siamo presenti già su tutti i portali di vendita libri online, i Sì. più importanti, e sul territorio nazionale in moltissime librerie. È una raccolta di poesie a quattro mani, quindi ne faccio parte con la mia siloge dal titolo Polvere Poetica, e l'abbiamo presentato sabato al Museo del Presente a Rende con l'associazione UEC di Anna Laura E so Cittadina, che ha che dà avuto un'ampia veramente un sostenibilità. grandissimo successo, so che è andato molto bene il tutto, una bella presentazione, ma ci parli nello specifico del tuo lavoro, cioè all'interno di Stagioni Poetiche, quello che Come poi è no? stato scritto proprio di tuo pugno, ci vuoi parlare un attimino? La mia siloge, come dicevo prima, si intitola Polvere Poetica ed è una siloge di 20 brani scritti dal 95 al 2008. Ho racchiuso un pochettino quella che è la mia poetica, che dal titolo stesso parte dalla polvere, nel senso intesa come semplicità di scrittura, ma che arriva direttamente al cuore. Infatti la mia poetica è quella di non ricercare tanto la poesia quanto le figure retoriche, gli abbellimenti vari, la struttura grammaticale che usano, diciamo, i grandi poeti. È una poesia semplice che nasce dal cuore direttamente, io non faccio nessuna correzione sulla poesia, ma che ha la capacità di arrivare dritta dall'emozione che l'ha causata, quindi che l'ha fatta nascere, dritta al cuore di chi la legge. Quindi è una poesia che semplicemente leggendola riesce a comunicare l'emozione, il suo stato d'animo in quel momento e arriva dritto al lettore. Perfetto Gabriele, io ti ringrazio, appena hai altre novità o scrivi altre meraviglie, tu faccelo sapere perché i microfoni del Soundfree sono a tua disposizione. Grazie a te. Grazie Gabriele, ciao! Ciao, buona giornata.